Il 27% dei prodotti alimentari che acquistiamo finisce in una pattumiera, dato di sicuro poco condivisibile, specie in tempo di crisi. Nello specifico vengono sprecati il 32% di latticini, il 30% di carne, il 29% di uova, il 28% di pasta e pane, il 17% dei prodotti ortofrutticoli e il 15% di pesce. In totale fanno mediamente più di 1000 euro all'anno a famiglia e, moltiplicando questo dato per tutte le famiglie italiane, si raggiunge, mantenetevi forte, addirittura lo 0,23% dell'intero prodotto interno lordo italiano, pari a oltre 3 miliardi di euro. Tra le regioni più sprecone ci sono l'Abruzzo, la Liguria e il Lazio. Tra quelle più accorte spiccano invece la Sardegna, il Trentino e la Basilicata. Numeri altisonanti che danno la portata di un fenomeno prima culturale e poi economico, perché con un po' di attenzione in più anche il portafogli potrebbe trarne beneficio. E non solo lui. Lungo la filiera agroalimentare si consuma il 15% dell'energia totale utilizzata in Italia e senza sprechi se ne consumerebbe il 3% in meno. Insomma, se non lo sapevate, da oggi avete una buona ragione in più per sfruttare al meglio tutto il cibo che acquistate. Bene. Nel frattempo ci ha raggiunto Alex Revelli Sorine, che io saluto, dirigente dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica. Revelli, ma perché siamo così spreconi? Siamo così spreconi perché abbiamo perso il senso del valore del cibo. Esempio, un chilo di pomodori lo possiamo pagare pochi, 2 euro, faccio un'opzione. Pensando che un chilo di pomodori solamente fino a 30 anni fa, quando si dovevano coltivare e raccogliere nella comunità contadina, si aveva il concetto che serviva un intero anno per fare quel tipo di prodotto. Oggi vai al supermercato, arrivi lì, 2 monete, il tuo valore è 10 minuti di una tua prestazione professionale. È vero. Ma secondo lei è menefreghismo, mi passi il termine, oppure non ci rendiamo conto di questa... Siamo superficiali. Perché abbiamo attenzione quando andiamo di fronte magari a un semaforo rosso a staccare il gas per risparmiare un po' di benzina. No, perché sennò quello parte prima. Però risparmiamo magari su queste cose, ma non risparmiamo, non abbiamo attenzione al cibo, nel senso che non abbiamo la visione di quello che potremmo riuscire. Pensate, 1700 euro una famiglia di 3 persone potrebbe risparmiare seguendo piccole cose quotidiane. Che appartengono alla saggezza, alla sobrietà, all'equilibrio. Ciò che faceva mia nonna. Esattamente. E quali sono, secondo lei, gli alimenti che non sappiamo gestire, che alla fine li buttiamo via? Buttiamo via molte, tutta la roba fresca, però soprattutto la carne, i latticini, le uova. 50% del nostro consumo è quello. Addirittura poi sprechiamo tantissimo tutta la roba vegetale fresca. E anche, non dimentichiamoci, il pane. Il pane è uno degli elementi che sprechiamo di più. Qui ci sono dei pezzi di pane che mi fanno venire in mente tutte le volte che vengono lanciati dentro alla spazzatura. Invece la nonna, il buon senso, ci facevano quelle belle zuppe, le ribollite. Pensate cosa sprechi. Uno cosa spreca?